Il punto. Il 26 ottobre il capigruppo e i presidenti delle commissioni consiliari si sono incontrati in sala De Morando per organizzare i lavori dell'Assemblea regionale per i prossimi due mesi. Sentiamo l'intervento di Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. In questa riunione abbiamo gettato le basi tra i presidenti di gruppo e i presidenti delle commissioni per organizzare i lavori da qui alla fine del 2011. Le priorità che sono state individuate sono quelle di mettere in condizione il Consiglio regionale di approvare la legge finanziaria e il bilancio di previsione per l'anno 2012 e di incardinare la questione inerente alla materia della sanità. In particolare la questione del piano sociosanitario 2012-2015 e si è deciso di organizzare in tutte le 8 province piemontesi una consultazione con il territorio in modo che possa essere il prosieguo di questo importante atto un prosieguo che tenga conto delle istanze dei territori, di un confronto con chi vive i territori stessi. Sono fiducioso che questo possa avvenire, ci rendiamo però anche conto che questo è un anno straordinario con una scarsità di risorse dovute anche dal fatto che il nostro Paese, lo Stato, si è posto l'obiettivo a cui tutti devono concorrere, compreso le regioni, del pareggio del bilancio dello Stato a partire dall'anno 2013.